un film come Il Primo Re si poteva trattare soltanto in due modi da un punto di vista sonoro: o in maniera totalmente realistica, asciutta e quindi senza musica, oppure con una colonna sonora sempre presente. E così abbiamo fatto noi. Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura del Primo Re, sono rimasto così colpito che sono subito corso in studio, ho acceso tutte le tastiere e mi sono subito messo a scrivere. Volevo da subito buttare giù un affresco di quel mondo sonoro cupo, mistico, inquietante che la lettura mi aveva suggerito. Is my result. Fismar is a vault! Andrea ha una grande capacità di visione dell'immaginario del regista, nel senso riesce in qualche modo, un po' magicamente, anche ad anticipare quelle che sono delle suggestioni che io gli passo e che appunto riceve dalla parola sulla carta. E quindi io spesso mi porto anche i suoi provini, il materiale che lui mi consegna e mi dà, il materiale che scrive per i miei film sul set, e cerco anche di girare le sequenze facendomi ispirare da quella musica e da quelle sonorità. Colonna sonora del Primo Re si può dividere in tre mondi sonori completamente differenti. Il primo è il mondo inquietante e scuro dell'elettronica. Io amo molto lavorare con i sintetizzatori analogici degli anni Ottanta, che hanno questo suono caldo, inequivocabile, anche un po' scordato. La sfida era di abbinare questi suoni ipermoderni con questa ambientazione arcaica, ma il contrasto mi piaceva per aiutare a proiettare lo spettatore in un mondo quasi immaginario. Un altro mondo sonoro è rappresentato dall'universo arcaico delle percussioni. Siamo stati in un grande auditorium e abbiamo portato tamburi, pelli, metalli, catene. Abbiamo anche smontato una caldaia per poterla suonare. Queste sonorità dovevano evocare il ritmo della battaglia, lo sbattere delle spade. Sul pezzo finale, per esempio, c'è questo scandire di tamburi che rievoca un po' il suono dei prigionieri legati ai remi di una nave. Il terzo mondo sonoro è rappresentato dall'orchestra sinfonica per i momenti più ampi ed epici del film. Poter utilizzare l'orchestra come fosse un sintetizzatore e quindi in maniera più armonica che melodica, senza virtuosismi, è stato un lusso che ci siamo voluti prendere per dare questo senso di imponenza, di leggenda al film, ma anche di grande modernità. Questi tre mondi sonori sono poi nel film in realtà mescolati insieme e cercano di portare lo spettatore in una realtà immaginaria e tribale.
Anderson si innamora e che ne salves. Per il canto dei bambini nel bosco, non essendoci una documentazione storica sulla musica di quel periodo, ho pensato di ispirarmi alla musica di tradizione contadina, alla musica di tradizione orale, quella tramandata di padre in figlio. Andrea ha spaziato tra i generi più diversi, insomma ha dovuto seguire un racconto che è un racconto enorme e complesso e che ha anche tanti livelli di lettura. Tutto il suono doveva andare un po' a braccetto con la musica e con la composizione, cercare di raccontare, di costruire uno spazio veramente quasi fisico intorno ai personaggi e quindi poi agli spettatori, che portasse e che accompagnasse il racconto dei nostri protagonisti. Sì, sì. Ci sono molte zone del film in cui suoni vengono intervallati in maniera ritmica ad alcuni brani, oppure ci sono alcune situazioni in cui gli effetti sonori vengono intonati alla musica e si creano così magari dei pad, o si creano delle situazioni in cui il confine tra musica ed effetti sonori un po' svanisce. Cuidate! Quando si monta si dà già un ritmo a quello che accade, un ritmo dato non tanto dai tagli, ma dal dialogo e dagli effetti sonori. La musica è qualcosa che ti trasporta oltre l'immagine che vedi, è su un altro piano. Scegliere il momento in cui far entrare lo spettatore, o forse meglio uscire lo spettatore dalla realtà così com'è, è molto importante. C'è stato proprio un dialogo fin dalle riprese tra il montaggio, gli effetti sonori e la musica. Questo lo devi prendere. No, questo va benissimo come fa. Scusa, stavo equilibrando un attimo i suoni, sì, mi senti bello, uscire? Facciamo una sessione. Ok, sì, la rifaccio. Ci sono tante persone che lavorano a una colonna sonora. Il risultato che si sente poi sul film è molto semplice, molto immediato, ma perché semplice e immediato deve essere. Ma questo non vuol dire che dietro non ci siano state tante persone e tanto lavoro.